raccomando, leggetelo attento. Sì, certo. Sono spiegati tutti i metodi di contraccezione. Vedrà che quello che ha. Grazie. Ah, certo. Ecco, fatelo circolare. Di Comstock e devo controllare tutte le buste presenti in questo ufficio. È per un'indagine. Ma non potete, la posta è privata. Io sono un rappresentante del governo degli Stati Uniti e ora sto esercitando le mie funzioni. Ho bisogno di fare questo controllo e lo farò. Adesso torni subito al suo lavoro e non si imbischi in queste faccende. Forse ho trovato qualcosa. La stessa calligrafia e non c'è il mittente. Tenga. Vediamo un po' cosa c'è qui. Guarda. Quello che ogni madre dovrebbe sapere di Margaret Higgins Sanger. Bene, Scopes. Ho l'impressione che la signora Sanger abbia infranto la legge e le porti subito in ufficio, d'accordo? Bene, signori, non c'è più bisogno di cercare. Abbiamo trovato quello che volevamo. Grazie per la vostra collaborazione. Di niente. Arrivederci. Non ti impicciare. Buongiorno. Prendetelo. Ma forza, vieni con noi. Che cosa? No, no, ho detto di prenderlo. Non c'è bisogno di picchiarlo. Adesso andate, portatelo dentro. Fatto? Vieni con noi. Non potete farmi questo, vieni, non ho fatto niente. Basta, vieni. Nefandezze, cose assolutamente blasfeme e stupide. Dio li perdoni. Ciao, Bill. Salve. C'è Margaret? È molto tardi. Qualche problema? Questa volta è proprio nei guai. Oh, santo cielo. Entrate. Comstock ha trovato alcune copie dell'opuscolo all'ufficio postale ed è risalito alla tipografia. E Leo? L'hanno arrestato. Oh, mio Dio. Vuole fare di te un caso esemplare. Non avrai tregua. Lo affronteremo in tribunale. Non riuscirai mai a batterlo. Nel migliore dei casi ti proporrà un accordo. Che significa? Una riduzione della pena in cambio di una tua ritrattazione. Ti costringerà ad ammettere di aver distribuito materiale osceno. No, io non posso. Sarebbe un tradimento e una menzogna. Margaret, in questo modo rischi 5 anni di prigione. Cosa posso fare? Dovrai andare via. C'è gente in Inghilterra che ci può aiutare. Ti faremo uscire dal paese il più presto possibile. Lì sarai al sicuro finché le acque non si saranno calmate. Non hai alternative. Sì, tesoro. Ho freddo. Oh, ecco fatto. Ora cerca di addormentarti. Ma brava. Ti voglio bene. Anch'io. Sogni d'oro, amore.
Ciao, Stuart. Ti voglio bene, Grant. Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, come la nascita o la morte, che dobbiamo affrontare da soli. Ce lo ha insegnato nostra madre. Le scelte del cuore sono sempre quelle più difficili da fare. Il futuro che avevamo di fronte era incerto. E io non sapevo che cosa ci avrebbe riservato.